La segreteria UIL FPL della Spezia ha partecipato a Roma in Piazza del Campidoglio ad una manifestazione per rivendicare la riforma della legge quadro sulla polizia locale emanata nel 1986 e mai riformata. Sul palco per la segreteria UIL FPL Spezzina è salita Barbara Varini del Corpo di Polizia Locale della Spezia, che ha messo in luce tutte le problematiche finora inascoltate sia da questo che dai precedenti governi relativamente al ruolo che ha nel quotidiano la polizia locale. Il DDL di riforma della polizia locale presentato dal governo, si legge in una nota, senza alcun previo confronto con le organizzazioni sindacali, umilia gli operatori della polizia locale. È necessario superare le disparità tra polizia locale e forze di polizia ad ordinamento statale ed equiparare i trattamenti economici, previdenziali, assicurativi ed infortunistici. Si pensi solo che gli appartenenti alle forze di polizia dello Stato possono andare in pensione a 60 anni, mentre gli operatori delle polizie locali, non considerato lavoro usurante, devono andarvi a 67. Per non parlare dell'aspetto meramente operativo, che vede gli operatori di polizia locale impossibilitati ad accedere alle banche dati, con la possibilità di verificare se su un soggetto fermato insistano, ad esempio, procedimenti penali che ne limitino la libertà. Varini ha ribadito che è ora di dire basta con lo sfruttamento delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso riforme fatte a costo zero. In chiusura della manifestazione, Rita Longobardi, segretaria generale della UIL FPL, presente anche il sindaco di Roma Gualtieri, ha chiesto di aprire un confronto con il governo per modificare la legge delega a firma Piantedosi. In caso di esito negativo, ci prepareremo, ha detto, a dichiarare lo sciopero nazionale.